Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti così numerosi come sempre. Dunque, io sono qui in via eccezionale per conoscere un po' questa compagnia. E voi vi chiamate CLAET, è l'acronimo di? Centro lettura, attività espressive e teatrali. Bello, è la prima. La Brava! so. È stato stare dentro l'ascensore? Sì, abbiamo fatto. Studiato? Sì, ci abbiamo avuto tempo. Ok. È la prima volta che siete qui in zona? Castelfranco, sotto la prima volta, sì, in Toscana no. Cosa ne dite? Vi è piaciuto? Di essere qua? Eh? Meraviglioso. Vedi, Davvero? quando io sono entrata oggi da meraviglioso, meraviglioso veramente. Bene, bene. Una cornice fantastica. È piccolo ma carino, È via. piccolo ed è funzionalissimo e chi ci ha sostenuto nella giornata di oggi, a partire dal tecnico dell'ascensore. E meno male che è arrivato, eh! Tutti squisiti, Bene, veramente. bene. Un'esperienza bellissima. Ottimo, fa piacere. E, la, Vedete, diversamente no. no, no, no. Mi è sembrato nel vedere la rappresentazione che siate molto affiatati, è tanto che lavorate insieme? Dal 1996. Ella. È una vita, eh? Esercizio di pazienza che non puoi È la immaginare. prima volta che restate chiusi nell'ascensore insieme? No, è tante Lo volte è diciamo, non lo successo. diciamo saltuariamente così per tenerci Ho nell'incinta. capito. Bene, bene. E a me mi aveva incuriosito il titolo, poi ho capito, quando ho visto, ho capito. Senta, l'autore aveva già scritto questo testo come testo teatrale o è nato, era già nato come testo teatrale? Esperienza diretta dell'autore Angelo Lungoni, scritto nel 2001, questo testo attraversava, potete immaginare, un periodo un pochettino di leggera depressione e il medico gli aveva consigliato di appunto, fare uso del farmaco Xanax e da questa esperienza si è ispirato e ha visto bene di scrivere questo testo. E che, diciamo così, accompagna un po' il nostro modo di vivere quotidiano, quindi fatto di insomma, impellenze, scadenze, impegni, famiglie, eccetera, e che a volte ci possono risultare forse un pochettino troppo pesanti, abbiamo bisogno di qualche Di una sostanza per spinta. avere di un aiuto. E lui ha visto bene, proprio facendo un'esperienza personale, di scrivere questo. Come compagnia quanti siete? La compagnia al completo Siamo in è sei. questa. Siamo in sei, in tutto siamo in sei. Quindi c'è Angela, io, lei, Paola alle luci e musiche a cui davano anche Angela. E questa sera io chiederei un applauso per mia moglie, perché poverina è stata colta da un problema importante, è un ascesso, insomma, del giudizio, quindi veramente sono da ieri sera che giriamo tra abbiamo scoperto i vostri guardie mediche, i pronto soccorsi, li abbiamo fatti tutti, le farmacie, i dentisti, quindi ecco, lei nonostante tutto è lì con che ci dà una mano, tutto qua, quindi ce l'ha Beh, questa è professionalità. Ringrazio Lucia che ci ha dato la possibilità di venire per la prima volta a Castelfranco. Ringrazio Renato che ci ha aperto le porte di questa meraviglia, che ci ha supportato dal punto di vista tecnico, pratico, perché potete immaginare non sapevamo bene come muoverci. Davide che praticamente qui è il dominus del teatro e anche per quello che ha fatto. Lorenzo, quindi se qui Vero? scordo di qualcuno. Hai detto bene, sì. Ecco, quindi veramente grazie perché senza di voi veramente niente si Tutti. sarebbe potuto fare. E due note curiose. Uno è che questo spettacolo 9 anni fa ha debuttato, quasi 9 anni fa, era il 7 marzo del 2008 e ha girato l'Italia da nord a sud, est a ovest. Noi non immaginavamo che saremmo arrivati a tanto, però Nel frattempo siamo festeggiamo invecchiati perché due. eravamo giovani quando abbiamo cominciato, Beh, adesso siamo invecchiati. esatto, quindi sono 9 anni che questo spettacolo gira e sono 30 anni nella nostra compagnia, che festeggiamo quest'anno. E questo è il primo spettacolo del nostro trentennale. Che bello festeggiamo. Allora, tanti auguri per il trentennale intanto. Un'ultima cosa.
Un'ultima cosa, quest'opera un po' dolce, un po' amara, quale messaggio se ne può ricavare? È sempre il compito più difficile quello. Quello che veramente serve è aggrapparsi ad un altro essere umano. Quindi probabilmente il messaggio principale che si vuole dare, al di là di tutto, di tutto quello che si è visto durante la commedia, il farmaco, il malo, il sorsante, eccetera, è comunque aggrappiamoci agli altri, comunque cerchiamo il contatto umano, aiutiamoci tra di noi piuttosto che cercare fuori qualcosa che ci tenga su. Il messaggio è ottimo. Io penso a questo punto, se non volete aggiungere qualcosa. Una domanda al tecnico dell'ascensore, no? Non glielo faccio perché lo conosco già. Perfetto. So che è bravo. Lo rifarebbe? Cosa sto aspettando? Con noi. Sì. Perfetto, ok. A soldato, sarete in 7 d'ora in avanti. E assunto, grazie. L'ultima cosa, vi chiediamo una cortesia, se possiamo accendere le luci del teatro, perché c'è il momento culturale alto. Secondo, lo facciamo insieme. Aspettate un secondo, se potete spegnere i frontali e accendere, perfetto. Un secondo solo. Così vi vediamo. Ecco, c'è il momento alto. Momento culturale, scusate. Allora, al mio tre scatenate di noi. Allora, al mio 3 dovete dire sale. Aspetta che aspetto Paola, arriva, prego. Ma io sto fuori. Siete pronti?